complessivamente quella che è la natura Bianca e le sue attività sociali, la sua situazione patrimoniale. Il capitale di Anga è così composto, 61,32% è del comune di Udine, quindi il comune ha la maggioranza della società. Poi c'è un 21,9% posseduto da Eon Italia SRL, che è una società che si occupa di energia, il 4,75% in mano a Friuli Energie, anche questa società che si occupa in particolare di energia idroelettrica. 5,24 in mano all'Acegas, che è comunque una società del gruppo Hera, e poi ci sono quote minori abbastanza rilevanti. Negli ultimi 8 anni Anga ha versato nelle casse del comune di Udine circa 32 milioni di euro, 3,6 milioni ogni anno, e in particolare nel 2012 si è chiuso con un utile netto di circa 4 milioni. Quindi questo sguardo sull'andamento della società ci dà un'idea di quanto negli anni questa società abbia perseguito e raggiunto comunque un equilibrio reddituale soddisfacente. È una società che funziona, è radicata sul territorio, viene gestita in buona sostanza dal comune, che detiene la quota di maggioranza, e serve sul territorio oltre 154.000 clienti. Quindi Anga è un'azienda modello, ai suoi soci ha garantito utili ogni anno, e ha dimostrato come si possono ottenere buoni risultati senza essere dei titani. Fino a pochi mesi fa Anga si occupava sia della vendita del gas che della distribuzione del gas. Successivamente è stata necessaria una riorganizzazione dell'attività aziendale richiesta dall'autorità per l'energia elettrica e per il gas. E questa riorganizzazione ha imposto una netta separazione tra di libero mercato, quindi acquisto e vendita di gas e energia, e dall'altra parte attività di distribuzione delle stesse. C'è stata una delibera del Consiglio Comunale del 7 maggio di quest'anno e il CDA dell'Anga ha provveduto allo scorporo del ramo operativo della distribuzione del gas, costituendo una nuova società, una new co, seppure sempre controllata da Anga. E quindi ora esistono due società, una che si occupa solo di distribuzione e una che si occupa solo di acquisto e vendita. A suo tempo il Consiglio Comunale è stato sottolineato, ci è stato sottolineato, come con questa operazione l'Anga si stava preparando anche per partecipare alle gare d'ambito relative alla distribuzione del gas su tutto il territorio nazionale. E quindi noi a questo punto ci siamo chiesti che cosa fossero queste. Cosa succede? Che da anni si persegue l'obiettivo della razionalizzazione e della ristrutturazione dell'intero settore che si occupa della distribuzione del gas, con l'intento di garantire più trasparenza e più efficienza, sempre in un'ottica di privatizzazione. E all'interno di questo progetto, a livello nazionale, sono state definite nel 2014 queste gare d'ambito per assegnare le concessioni per la distribuzione del gas per i prossimi. Cosa sono gli ambiti? Sono delle zone territoriali circoscritte, per esempio nella provincia di Udine ce ne sono tre, nord, centro e sud. E a queste gare d'ambito potranno partecipare sia dei nuovi potenziali distributori, sia quelli che
anche fuori provincia, o ad esempio limitrofi, quindi Veneto. Nelle sue parole poi sono state: Anga ha le capacità tecniche e le potenzialità per partecipare da sola o con un partner finanziario. Attualmente in Italia ci sono circa 240 operatori che si occupano di distribuzione, però considerato che con queste gare d'ambito e con questi vincoli ci sarà una serie di cambiamenti, i distributori finali potrebbero rimanere 30-40, e se Anga vincesse le gare si collocherebbe tra il 15° e il 20° posto, quindi non sarebbe messa così male. Se Anga partecipasse alle gare da sola, avrei bisogno di fare un investimento che si potrebbe aggirare sui 50 milioni di euro. Perché? Perché abbiamo detto prima che c'è un eventuale indennizzo da pagare ai gestori uscenti, e quindi questa sarebbe la cifra necessaria per pagare l'eventuale indennizzo nel caso di vittoria delle gare. Parte di questi soldi potrebbero arrivare, per esempio, utilizzando i circa 20 milioni relativi alla vendita del ramo acqua, però potrebbero essere reperiti anche con autofinanziamento, con la ricerca di un partner finanziario o con semplice ricorso all'indebitamento. Tempo fa era stato dichiarato anche che il Consiglio di Amministrazione Anga avrebbe chiesto al Comune il conferimento della rete gas utile, perché il Comune è proprietario delle reti, cioè il parallelo delle tubazioni che portano il gas, perché avere una rete gas in proprietà rafforzerebbe rafforzato la partecipazione alle gare. E poi, in ultimo, anche nel programma elettorale dell'attuale sindaco si potevano leggere le testuali parole. Si ritiene che Anga abbia la possibilità di partecipare e vincere le gare gas su due o tre ambiti della provincia di Udine, anche senza la necessità di effettuare aggregazioni. Se Anga non fosse in grado quindi di partecipare autonomamente a queste gare, la fusione con un'altra società sarebbe un passaggio obbligato. Però non è questo il caso, perché va ripetuto e sottolineato che Anga può partecipare alle gare e convincerle, mantenendo forse anche aumentando la rete di distribuzione. E questo non lo diciamo noi, ma l'hanno detto più volte sia il presidente Cerutti che il signor sindaco. Ora cosa succede? Il 5 settembre arriva all'amministrazione la proposta di fusione da parte dell'ERA. Il sindaco firma questa lettera di intenti. L'accordo sottoscritto tra ERA e il sindaco prevede lo sviluppo in esclusiva di questo progetto di aggregazione in 120 giorni. Le modalità, tra l'altro, con cui è avvenuto questo accordo ci hanno lasciato molto perplessi, perché la notizia è rimbalzata sui giornali e il Consiglio Comunale è venuto a conoscenza della posizione della firma solo a cose fatte. Riteniamo che un accordo del genere, con la firma di una lettera di intenti importante, vincolante e che probabilmente ha degli effetti che sono già stati decisi, avrebbe dovuto essere discusso prima. E quindi al Consiglio Comunale del 30 settembre abbiamo chiesto qualche chiarimento al riguardo. Il sindaco ha sottolineato come non si tratti di una cessione né di un'incorporazione e che, essendo stato firmato un patto di riservatezza, non è stato possibile conoscere ulteriori notizie. E noi a questo punto ci chiediamo di che cosa si tratta esattamente, cioè che nome dare un'operazione che, se andrà in porto, sottrarrà al Comune una partecipazione del 60% in cambio di una partecipazione del 2,5% al capitale di ERA. Se l'aggregazione dovesse avvenire, chiamiamola così, le scelte strategiche
Grazie.